Buongiorno a tutti oppure buonasera. Come sempre, dipende. Come tutto nella vita un po', dipende. Io sono Antonio, vi do il benvenuto a questo corso di lingua italiana a livello intermedio avanzato. Per dirci che succede, come finirà. Buongiorno a tutti, io sono Antonio e oggi continuiamo con lo studio dell'unità 16 del libro verde. Dunque, la volta scorsa siamo arrivati a pagina 88, quindi io questa volta direi di cominciare subito a pagina 89 di questo libro. Pagina 89 abbiamo questo esercizio C, che ci dice di lavorare sul lessico, cioè sulle parole nuove praticamente. E ci dice di abbinare le parole alle immagini. Qui in realtà non c'è neanche bisogno di fare la traduzione in cinese delle parole, perché tanto capiamo cosa vogliono dire guardando le immagini e abbinandole. Dunque, leggiamole un attimo. Queste parole sono divise in due categorie. La prima categoria è la categoria degli utensili, yongju. La seconda categoria è invece quella dei cibi, diciamo, dice pasta e formaggi, mianshi, yu, nai, lao. Iniziamo, leggiamo un po' questi utensili. Utensili dice pentola, poi dice mestolo, poi dice padella, poi grattugia, scolapasta e matterello. Come li abbiniamo? Dunque, la pentola è B, il mestolo è A, la padella è C, la grattugia è F, lo scolapasta è D e il matterello è E. Ok? Quindi, ripeto, pentola B, mestolo A, padella C, grattugia F, scolapasta D, matterello E. Andando avanti con la pasta e con i formaggi, qua vediamo, no? Diversi tipi di pasta, diversi tipi di formaggio. Leggiamole un attimo, sono farfalle, penne, fusilli, rigatoni, spaghetti, tortellini, parmigiano e mozzarella. Alcuni sicuramente già li conoscete, se non proprio tutti almeno. Se siete soliti andare in ristoranti italiani in Cina, sapete che alcuni tipi di pasta sono più comuni di altri. Comunque, vediamo un attimo un po'. Le farfalle sono G, ovviamente, abbiamo questo, no? Hudi e Mien. Poi abbiamo le penne. Quali sono le penne, secondo voi? Le penne sono la N. Poi abbiamo i fusilli, che sono alla I. Qui in realtà ci dà fusilli di tanti colori, però di solito i fusilli sono soltanto del colore tradizionale, come anche le farfalle che vi ho fatto vedere prima, sono di solito del colore tradizionale della pasta, però si trovano anche in più colori, così, per riferimento. Poi i rigatoni ovviamente sono la O. Gli spaghetti, questo non c'è neanche bisogno di dirlo, sono la H. I tortellini sono la P. Il parmigiano è la L. E la mozzarella è la M. Quindi ripetiamo. Farfalle G, penne N, fusilli I, rigatoni O, spaghetti H, tortellini P, parmigiano L, mozzarella M. Ecco qua. E questi sono i vari tipi di pasta. Cioè in realtà non sono tutti i tipi di pasta che possiamo trovare, perché ce ne sono tanti ancora. Ci sono i bucatini, ci sono gli spaghetti alla chitarra, ci sono tanti tipi diversi di pasta. E neanche tutti i tipi di formaggio. Qua ho dato soltanto i due più comuni, che sono il parmigiano, che si usa per condire la pasta, la mozzarella, che si usa per condire la pizza. Bene, continuiamo così e passiamo anche all'esercizio successivo. L'esercizio successivo ci chiede di abbinare le parole. In realtà sono a sinistra c'è una serie di verbi e a destra abbiamo una serie di complementi da abbinare ai verbi che sono a sinistra. I verbi che sono a sinistra, vediamo, nella prima fila, cioè anzi nella prima tabella, abbiamo pelare, sbucciare, bollire e mescolare. Sicuramente alcune di queste parole già le conoscete, vero? Dunque, per pelare e sbucciare io già vi dico subito che in teoria sono due sinonimi, nel senso che entrambi significano buopi, ecco, però hanno una differenza, perché pelare
ti fa venire in mente un qualcosa da una buccia abbastanza sottile, abbastanza soffice, morbida, mentre sbucciare ti fa venire in mente un qualcosa da una pelle abbastanza dura, abbastanza difficile da togliere, la cosiddetta buccia, guopi. Quindi abbiamo pelare e sbucciare che sono più o meno sinonimi, però si usano magari uno con la frutta, l'altro con la verdura, per esempio. Poi abbiamo bollire, questo lo sappiamo, è vero, che è shao kai, mescolare è proprio ziao pan. E questo dovremmo già averlo sentito da qualche parte, vero? Mescolare, mischiare, eccetera, eccetera. Quindi, come li uniamo? Vabbè, ovviamente dobbiamo prima leggere le parole che sono a destra, che sono la frutta, l'acqua, i pomodori e il sugo. Questi, no, li conosciamo tutti, è vero? Perché no, la frutta, no, shui guo, l'acqua, non c'è bisogno di dirlo, pomodori, si con shi, e il sugo, che è quello che piace tanto agli italiani. Poi, quindi, con pelare, io vi ho appena detto che pelare va meglio per verdure, quindi si dice pelare magari i pomodori, perché per noi occidentali il pomodoro è una verdura. Lo so che per voi cinesi può essere una frutta, però per noi è una verdura. Poi con sbucciare ci va la frutta, quindi togliere la buccia dalla frutta, sbucciare la frutta. Bollire, che cosa? L'acqua, cioè, oppure far bollire l'acqua, meglio, perché bollire non sempre si usa in senso transitivo, quindi è meglio dire far bollire l'acqua. E poi mescolare, ovviamente, il sugo. Ok, perché quando prepari il sugo lo mescoli, proprio prendi il cucchiaio oppure il mestolo, quello grande, e giri il sugo. Poi, seconda tabella, abbiamo cuocere, abbiamo affettare, abbiamo grattugiare e abbiamo farcire. Quindi abbiamo cuocere, che è un termine generico per cucinare, no? Zuo fan, che può essere shao, può essere zhu, può essere quello che vogliamo. Affettare, qua è facile, xie pian, affettare. E invece grattugiare è invece xie cheng si, grattugiare. Poi abbiamo farcire, che invece xia xin. E di questi verbi ci serve sapere il complemento oggetto. Quindi andiamo a destra e leggiamo il tacchino, che conosciamo come huozi, il formaggio, qua non c'è bisogno di dirlo, la pasta e il salame. Quindi, che cosa cuociamo, che cosa affettiamo, che cosa grattugiamo, che cosa farciamo? Beh, ovviamente, cuocere la pasta. Perché cuociamo la pasta, perché la pasta si cuoce, si cucina così, come cottura, tramite cottura. Affettare, io direi, il salame. Grattugiare, il formaggio. E farcire, il tacchino. Perché in Italia, forse più in America, però anche in Italia, si usa mangiare il tacchino farcito, ok? Cioè, quindi il tacchino aperto e con della roba messa all'interno del tacchino. Quindi questa cosa qua si chiama farcire. Quando dici il tacchino farcito, è qualcosa tipo zia sierda, così, va bene? Poi, esercizio 3. Sono sinonimi, uguale, o contrari, cancelletto, hashtag. Ne abbiamo abbiente, che non è ambiente, è abbiente, è povero. Poi celebre, illustre. Affermare, asserire. Attuale, odierno. Sofisticato, semplice. Tenero, duro. Iniziamo dalla prima coppia. La prima coppia ci dà abbiente e povero. Abbiente significa, diciamo, ricco. Non ricchissimo, non milionario, però che ha abbastanza soldi, cioè si dice anche benestante, ok? Quindi sicuramente è il contrario di povero, non è il sinonimo di povero. Poi, fra celebre e illustre, io se qua al posto di celebre o al posto di illustre avessi messo un'altra parola che è famoso, che tutti conosciamo, Yoming, avremmo capito già che questo qua è un sinonimo, cioè che sono due parole sinonime. Quindi celebre e illustre possiamo pensare che una è Zhuming e l'altra è Yoming. Va bene. Poi affermare, asserire. Affermare e asserire significano la stessa cosa, sono
come anche dichiarare, ok? Affermare. Affermare e asserire significano entrambe Cueren, oppure Dingshuo, ok? Quindi sono entrambi sinonimi. Poi abbiamo attuale e odierno. Attuale e odierno. Sai che abbiamo odierno, questo odierno significa qualcosa che sta, che è relativo all'oggi, quindi all'adesso. Quindi sono entrambi sinonimi, sono sinonimi, sono, possiamo tradurli in cinese con qualcosa del tipo dandaida, qualcosa di odierno, quindi qualcosa di dell'adesso, dell'oggi, di questo momento. Poi abbiamo sofisticato, semplice. Beh, intanto qua sappiamo semplice che è qualcosa di tipo ziendan. Sofisticato è il suo contrario, perché sofisticato gli dà l'intenzione di qualcosa di fuzà, ok, quindi abbastanza sofisticato. Oppure una persona dai gusti sofisticati, cioè una persona a cui non piacciono le cose semplici. Poi si chiama una persona sofisticata. Oppure un piatto sofisticato, cioè non un tipo di pasta semplice, ma qualcosa di sofisticato, anche, insomma, cui preparazione impiega del tempo. Poi, tenero e duro, qui ovviamente qua è facile, perché tenero sta per morbido e duro lo conosciamo, no? Yingda, tenero e juanda. Quindi sono due contrari e quindi qua ci mettiamo un bel hashtag, un bel cancelletto. Quindi più o meno sappiamo che queste parole sono, insomma, hanno una relazione di sinonimia oppure hanno una relazione di contrarietà. Ora passiamo alla parte di riflessione grammaticale. Vedete la sezione sotto, la sezione D, ci dice riflettiamo sulla grammatica. Ok, in realtà questa riflessione grammaticale, secondo me, è molto 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 semplice, molto 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 facile, specialmente nella seconda parte, però vabbè, vediamo un attimo perché. Dunque, la prima parte ci chiede quali tra i seguenti verbi del testo hanno il passato remoto irregolare, e quindi ci mette una serie di verbi. I verbi sono nascere, imparare, prendere, essere, venire, incontrare, divenire e sostituire. Ci ricordiamo cosa significano? Sappiamo, vabbè, nascere lo sappiamo, è vero, chusheng. Imparare, xueqi, o anche xuehui, perché imparare. Prendere, nadao. Essere, questo lo sappiamo, è vero, shi, oppure anche zai, in alcuni contesti. Poi abbiamo venire, che sta per lae. Incontrare, pengdao, yudao, jianmian. Poi abbiamo divenire, questo è biancheng, oppure changwei, e abbiamo sostituire, che sta per ti dai, o anche dai ti, cosa simpatica, ti dai, dai ti, stessa cosa, con gli stessi due caratteri. Oh, di questi verbi, quali hanno il passato remoto irregolare? Vediamo, ci ricordiamo? Passato remoto di nascere, fa io nacqui, regolare o irregolare? Irregolare. Imparare, passato remoto, io imparai, regolare o irregolare? Regolare, questo imparare è regolare. Prendere, io presi, com'è? Regolare o irregolare? È irregolare. Essere, io fui, irregolare. Venire, io venni, irregolare. Incontrare, io incontrai, regolare. Divenire, io divenni, come faceva io venni, io divenni, quindi è uguale. Sostituire, io sostituii, regolare. Poi dice, ricordate altri verbi dal passato remoto irregolare? Quali? Vabbè, qua ce ne sono un sacco, ce ne sono tantissimi, ce ne sono troppi. Qui, per una lista, guardate il PPT, perché sono davvero tanti. Oppure guardate la sezione dedicata al passato remoto del progetto italiano 2, il libro arancione, che c'è un'intera sezione dedicata al passato remoto e ci sono tutti i verbi regolari e irregolari. Va bene, andiamo avanti, siamo arrivati finalmente a pagina 90. Pagina 90 abbiamo l'esercizio 2, che ci dice lavorate in coppia. Nel testo abbiamo visto gli aggettivi che derivano dalle parole che seguono. Quali sono? Quindi qui ci dà una serie di nomi e di verbi, e dobbiamo trarre da questi nomi, da questi verbi, degli aggettivi derivanti da essi. Quindi leggiamo un attimo. Natura, che è il nome, no? La natura.
qual è l'aggettivo che viene da natura? L'aggettivo sarà naturale. Poi con alimento, qual è l'aggettivo che viene da alimento? Alimento è un nome, è un sostantivo. Alimentare, cioè relativo all'alimentazione, relativo al mangiare. Poi sorprendere, sorprendente, ok? Quindi sorprendere, vabbè, lo sappiamo, è un verbo, no? Il verbo sorprendere. E l'aggettivo è sorprendente. Anche se in realtà qui possiamo benissimo metterci anche l'aggettivo sorpreso, no? Perché sappiamo che sorprendente da solo è zingrend, e invece sorpreso è zingshid. Andiamo avanti con il verbo rappresentare. Ecco, con rappresentare, qua verrebbe in mente a dire rappresentante, però non è rappresentante, ma è rappresentativo. Ok, rappresentativo, cioè io tai piao shinda, rappresentativo. Poi sale, il sale, cioè quello che usiamo per condire la pasta. Ecco, che cosa succede quando usiamo molto sale per condire la pasta? Succede che abbiamo della pasta salata, e quindi l'aggettivo che dobbiamo mettere qui è salato. Ok, salato, un qualcosa di molto salato. In realtà salato può essere usato anche in senso metaforico per significare qualcosa di caro, qualcosa di molto costoso. Ok? Specialmente si usa nella accezione una multa molto salata. Poi del verbo arrestare, l'aggettivo derivante, e qua vedete che il libro ci aiuta perché ci mette questa parte in, questo prefisso in all'inizio. Quindi da arrestare deriva inarrestabile. Che ufa tinged, ufa kunged. Ecco, infatti diceva di un successo inarrestabile. Andiamo avanti. Roma, no? La città di Roma, la capitale dell'Italia. Su Roma, la persona, l'abitante di Roma è il romano. E in realtà ci sono anche tanti piatti italiani che vengono chiamati, tipo, non so, pasta alla romana, pizza alla romana, cioè nello stile in uso a Roma. Con eccezione abbiamo l'aggettivo eccezionale, cioè qualcosa di fantastico, di bellissimo, di fuori dalla norma addirittura. E poi ovviamente con artigiano, il nome artigiano, il sostantivo artigiano, abbiamo l'aggettivo artigianale, questo abbiamo fatto, no? Cioè fatto a mano, cioè shougong. Poi dice, ricordate altri suffissi che usiamo per formare aggettivi? Anche qua ce ne sono una miriade, ragazzi, una marea davvero. Troppi, 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 non stiamo qui. Andiamo avanti, questo sarà l'ultimo esercizio che facciamo oggi, anche perché è un esercizio bello lunghetto, è l'esercizio di lavoro sulla lingua. Questo testo abbastanza lungo anche, sulla storia della pizza. Dice, completate il testo con le forme corrette degli infiniti, tra parentesi. Leggiamo. La storia della pizza. Risalire alle origini della pizza è difficilissimo, ma non potremo mai sapere quando a qualcuno venne in mente di unire farina e acqua per farne una pasta, stenderla e cuocerla. Quindi per noi è difficile capire o scoprire o studiare quando è stata inventata la pizza. Ok, la prima frase significa questo. È difficile per noi capire quando è stata inventata la pizza, quando è stata fatta la prima pizza. Non lo sappiamo, non lo potremo mai sapere, perché no, è una cosa anche abbastanza comune adesso e non sappiamo mai chi sarà stato il primo che ha preso l'acqua, ha preso la farina, le ha unite e ha creato questa pasta, cioè la pasta della pizza, per poi stenderla e per poi cuocerla. Andiamo avanti. Certo, nell'Iliade Omero canta che i greci, le mense, probabilmente pizze, su cui messo il cibo. Ok, adesso qui sta parlando dell'Iliade, un lavoro epico. Sappiamo l'epica, che cos'è l'epica? L'epica è quella sh. E qui abbiamo Omero, vero? Il nostro grande poeta greco, no? Hma. E quindi nella sua opera, l'Iliade, Omero canta, cioè non canta, racconta che gli antichi greci, le mense, che quindi le mense era il primo nome delle pizze. Ok? I greci mangiavano. Perché mangiavano?
all'imperfetto, perché è un'azione ripetuta nel passato. Quindi mangiavano le mense, probabilmente pizze su cui veniva di nuovo imperfetto, perché è un'azione ripetuta nel passato. Veniva messo il cibo. Continuiamo. Ma per la pizza napoletana doc bisogna risalire al 700. Quindi per la pizza napoletana doc, andiamo a vedere questa nota che dice doc oppure D.O.C. sta per denominazione di origine controllata, cioè autentica. Bisogna risalire al 700. Quindi dobbiamo arrivare al 700 per vedere la pizza napoletana come la conosciamo oggi, per dire. Ovvero al 1772, quando Ferdinando di Borbone, le regole dell'etichetta reale, entrò nella pizzeria di Antonio Testantuono. Ok, qui intanto io vi ho messo entrò, perché è stata un'azione singola che lui ha fatto una volta sola e che è molto remota, molto lontana. Io qui vi ho messo già entrò, vi ho dato la soluzione. Quindi Ferdinando di Borbone entrò nella pizzeria di Antonio Testantuono. Torniamo al verbo precedente che avevamo lasciato vuoto. Il verbo precedente, qui abbiamo la forma infinita fra parentesi, è violare, che sta per veifan o anche veifan. Qui Ferdinando di Borbone entrò nella pizzeria di Antonio Testa. In che modo? Quando si parla di modo, di modalità di un'azione, usando un altro verbo, come ho fatto adesso, proprio adesso io, dobbiamo usare il gerundio. Quindi qua sarà violando le regole dell'etichetta reale. Quindi Ferdinando di Borbone, che era il re, no? Re di Napoli, del regno di Napoli anzi, violando le regole dell'etichetta reale, entrò nella pizzeria di Antonio Testantuono. Quindi significa, no, vei fang yo guan guai zu de ho yo guan guo wan de zi lu. Poi entrò nella pizzeria di Antonio Testantuono. Ok. Il re assaggiare tutte le varietà di quel piatto che tanto al suo popolo. Poi lo descrisse con parole ispirate. Ok, quindi il re. Qui dobbiamo vedere, può essere sia un'azione singola nel passato, perché abbiamo detto che entrò nella pizzeria, poteva anche essere un'azione col passato imperfetto, perché di solito, diciamo, i verbi modali possono andare direttamente all'imperfetto. Quindi qui, che voi mettiate il re volle assaggiare tutte le varietà, o che mettiate il re voleva assaggiare tutte le varietà, vanno entrambe bene. Ok, io ve le segnerei entrambe con corrette. Quindi secondo me vanno entrambe bene. Quindi il re volle assaggiare oppure il re voleva assaggiare tutte le varietà di quel piatto che tanto al suo popolo. Ecco, qui sicuramente non è un'azione singola, perché non è che il popolo ha mangiato una volta la pizza e poi gli è piaciuta una volta sola. No, il popolo mangiava abitualmente la pizza e quindi che tanto piaceva al suo popolo, perché è un'azione ripetuta nel passato, di nuovo imperfetto, di quel piatto che tanto piaceva al suo popolo. Poi lo descrisse con parole ispirate. Quindi questa pizza ha proprio Lingan. E quindi ha descritto la pizza con parole ispirate. Nobili uomini e nobili donne felicemente lo imitarono e la pizzeria di Intuono, un locale alla moda. Quindi nobili uomini e nobili donne sono due tipi di nobili. No, nobili sappiamo che sono i Guizhu. Guizhu abbiamo uomini e donne nobili. Felicemente, cioè erano molto felici di questa cosa, lo imitarono, quindi iniziarono a andare anche loro in questa pizzeria. Quindi la pizzeria di Intuono, un locale alla moda, anche qua, è un'azione singola, possiamo dire. Quindi la pizzeria di Intuono diventò un locale alla moda, perché col verbo diventare non mi sembra che ci stia tanto bene questa cosa di ripetere. Quindi è una cosa fissa nel passato, una cosa singola, un'azione singola non ripetuta. Quindi la pizzeria diventò un locale alla moda. Fu così che, col favore del re, le prime autentiche pizzerie.
Ecco qui, qui secondo me con nascere abbiamo lo stesso problema che avevamo prima con diventare, nel senso che nascere si presta poco a un uso continuato, a qualcosa di continuato, di un'azione ripetuta nel passato. Quindi secondo me qui ci sta molto meglio nacquero le prime autentiche pizzerie. Continuiamo. Il re stesso, costruire nel parco della reggia di Capodimonte, accanto ai magnifici forni degli Asburgo per la cottura delle ceramiche, un forno per le pizze. Quindi il re, anche qui, un'azione singola, perché una volta sola sono andati i lavoratori e gli hanno costruito un forno per le pizze. È stata una cosa sola. Quindi il re stesso si fece costruire nel parco della reggia di Capodimonte un forno per le pizze. Quindi immaginate, no? Abbiamo questa reggia di Capodimonte, no? Questa villa grandissima, no? Bieshu. Villa grandissima, abbiamo i forni tutti sofisticati e poi abbiamo il forno per le pizze. Quindi il re amava le pizze. Andiamo avanti. Umberto I di Savoia e la regina Margherita, in visita a Napoli, a chiamare il pizzaiolo Raffaele Esposito, titolare del locale Pietro il Pizzaiolo, e gli ordinarono pizza napoletana per tutta la corte. Quindi i re di Savoia, che erano i regnanti del nord Italia, con la capitale a Torino, e la regina Margherita erano in visita a Napoli. Quindi no, a Napoli. Cosa fecero? Anche qua, azione singola. Mandarono a chiamare il pizzaiolo Raffaele Esposito, che era il proprietario, il titolare, il proprietario del locale Pietro il Pizzaiolo. Io qua non mi spiego perché, se il titolare si chiama Raffaele, la pizzeria si chiama Pietro, perché è una cosa strana. Se il titolare si chiama Raffaele, allora magari anche la pizzeria si chiamerà Raffaele il Pizzaiolo. Ma vabbè, non ci interessa per adesso. E gli ordinarono pizze napoletane per tutta la corte. Quindi immaginatevi, tutto questo gruppo di nobili che mangiavano le pizze napoletane. Cioè neanche piatti particolarmente sofisticati, ma pizze. Fu preparata una pizza classica, la marinara, con pomodoro, aglio, origano ed olio. La moglie del pizzaiolo preparò una variante per la regina, con pomodoro, olio e mozzarella, cui... del basilico per richiamare i colori della bandiera italiana. Ok, quindi la moglie del pizzaiolo, la moglie di questo Raffaele Esposito, preparò una variante della pizza marinara, un altro tipo, un'altra versione, possiamo dire, della pizza marinara, specialmente, appositamente per la regina. Quindi aggiunse pomodoro, olio e mozzarella, quindi senza aglio, cui, anche qua, azione singola, aggiunse del basilico per richiamare i colori della bandiera italiana, perché abbiamo il pomodoro rosso, la mozzarella bianca, il basilico verde, rosso, bianco e verde, abbiamo la bandiera italiana. Poi l'anno 1871 e la margherita divenne da allora la pizza più famosa fra tutte. Qui, se non lo sappiamo che questa è un'espressione fissa, è difficile indovinare questa parte qua. Quasi si dice correva l'anno, eravamo nell'anno 1871 e la margherita divenne da allora la pizza più famosa fra tutte. Quindi adesso sappiamo perché la pizza margherita si chiama margherita. Si chiama margherita per via della regina Margherita, la regina Margherita di Savoia, che andò in visita a Napoli, e quindi il pizzaiolo Raffaele Esposito assieme alla moglie prepararono una pizza specialmente per lei, appositamente per lei. E gli ingredienti della pizza margherita originale sono rimasti invariati fino ad oggi. Ecco, direi che adesso, dopo tutta questa bella lezione sulla pizza, una bella pizza non ce la toglie nessuno. Quindi voi andate a mangiarvi la vostra di pizza, che io vado a mangiarmi la mia. La prossima volta continuiamo, io spero di concludere l'unità 16, e quindi faremo la parte di ascolto, faremo la parte di parlare e scrivere, e ovviamente ci saranno le riflessioni linguistiche alla fine. Quindi vi saluto, vi auguro come sempre buono studio e buon lavoro, e anche buona pizza per questa volta. Ciao!